È bello parlare con qualcuno delle tue cose con cui ti puoi confidare. Penso mi sia capitato una volta che un professore si interessasse veramente di come stessi. Buonasera, benvenuti. Grazie davvero di cuore di aver accolto l'invito a questo momento per noi così speciale. Si tratta infatti dell'atto conclusivo del progetto Non Uno di Meno. Un'avventura davvero entusiasmante. Sicuramente tutti abbiamo imparato qualcosa. Se siamo riusciti anche a ottenere qualche risultato, questi risultati magari li vedremo nel tempo, però non bisogna smettere di stare in ascolto. L'obiettivo del progetto era quello di migliorare lo scenario educativo nella provincia di Como, cercando anche di come dire, sensibilizzare la comunità educante. La conquista è stata la relazione importante che abbiamo creato con proprio i soggetti che si sono messi in gioco. Questa è la cosa più grande di questa crescita. Chi sono stati i beneficiari? Loro, i ragazzi. Se devo dire il progetto Non Uno di Meno, in una parola direi emozione. Futuro. Relazione. Sperimentazione. Riconoscersi. Collaborazione. Consapevolezza. Speranza. Una parola sempre chiave per capire cosa è stato e cosa può essere Non Uno di Meno. Dobbiamo aiutare le persone ad essere veramente esseri umani. Proprio il confronto col reale, col mondo fisico, diventa un elemento fondamentale. E da qui il sentimento che fra i luoghi molto interessanti è proprio il mondo dello sport. Proprio in questi due mesi abbiamo dato vita a una sorta di campionato di raccolta fondi per le società sportive. Si chiama DaiComo.it, DaiComo Donna per lo Sport. Non ci può essere una scuola senza gruppo. La pedagogia moderna è il mutuo insegnamento. Gli alunni imparano dai compagni, non dall'insegnante. La valutazione valuta i miglioramenti, i progressi di un alunno, non che metti un'asticella e devi far saltare anche quello senza la gamba. Non salterà mai la tua benedetta asticella con le tue benedette crocette. È proprio un calvario con la scuola delle crocette. Grazie. Mi ritrovo per quella che sono, spaventosamente sola, senza amici con cui uscire, senza qualcuno da amare, da cui essere riamata. E quindi mi chiedo se sia questa l'adolescenza. C'è sempre quel compagno che mi fa sentire una nullità, che mi fa sentire più piccola rispetto ai miei compagni. Non arrendetevi mai davanti a una difficoltà, non arrendetevi mai davanti a un ostacolo. Perché in fondo al tunnel, quasi infinito, c'è sempre quella piccola luce, la quale ti dà speranza, ti dà gioia. Grazie, grazie ragazzi, siete stati meravigliosi. L'immaturità dei nostri ragazzi è il vantaggio della nostra specie umana. Ho conosciuto le vostre storie e quello che fate, e grazie alla pazienza, davvero grazie alla Fondazione.